Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera cari telespettatori, ancora la voce un po' giù ma come avete visto insomma va migliorando. Oggi un appuntamento con 60 News particolare, di solito approfondiamo dei temi anche d'attualità, la cronaca l'avete vista oggi nei nostri DG, ma oggi cambiamo un po' pagina, voltiamo un po' pagina, parliamo di che cosa? Di una moneta complementare. È un progetto particolare, lo vedete già nel titolo, e io vedete in mano in gergo si chiama POS, viene utilizzato quando si va a fare la spesa, fanno gli acquisti, o si striscia la carta o si inserisce il nostro codice, siamo in grado con questo qua di pagare. Anche in quel caso paghiamo virtualmente. Perché vi dico questo? Perché questo non funziona in euro, o meglio, forse potrebbe anche funzionare in euro, ma utilizza una moneta complementare, si chiamano i talenti. Voi direte, ma che sono i talenti? Quelli bravi a fare qualcosa? No, esiste il talento better che praticamente viene usato per le aziende, eppure il talento coin che poi sarebbe di fatto la criptomoneta, la moneta virtuale vera e propria. Con chi parleremo di questo? Parleremo con colui che l'ha inventata, ma non ha inventato nulla, più che altro ha messo delle regole importanti e creato un grande circuito. Il grande circuito è quello dei talenti, il progetto è fatto dalla DigiSystem e abbiamo il presidente che è Paolo Magro. Benvenuto nei nostri studi. Grazie di averci invitato e ringrazio Denimia per questa opportunità per far conoscere il nostro progetto. E allora, intanto il presidente è anche un esperto informatico, quindi con lui... Ci dilettiamo. Quindi immagino che questo progetto l'abbia ideato dal punto di vista proprio informatico, sì, esatto. Nasce sì. Da software, diciamo sì, così. Esatto. E poi si sviluppa anche dal punto di vista hardware, perché ci sono delle macchine come questa che vedete, si vede bene, vedete i tasti, i pulsanti interattivi, noi tramite questa possiamo fare tutti i tipi di collegamento. In che senso? Possiamo fare, possiamo collegarci tra virgolette alla rete, avere la nostra azienda, quindi di fatto io non dico il nome, vedo un'azienda qui, sapere quanti crediti abbiamo, con quanti talenti dobbiamo pagare, eccetera eccetera, basta schiacciare con un semplicissimo touch e noi effettuiamo il pagamento. Ma io vorrei spiegare, lo chiedo al presidente, innanzitutto noi ci rivolgiamo ad un'utenza generalista, ci abbiamo gli utenti finali, i clienti, abbiamo anche i titolari d'azienda di partita IVA e anche quelli che non hanno la partita IVA. E abbiamo chi poi è abituato anche a trattare con la moneta virtuale, ormai se ne parla tanto, abbiamo visto le trasmissioni, alcuni hanno parlato molto bene, altri molto male, insomma poi bisogna fare tanti distinguo e li faremo. Intanto partiamo nel capire che cos'è il talento. Vabbè, come prima introdotto, il talento nasce da un'idea
che è già radicata nei nostri cervelli, e le spiego il perché. Perché quando noi veniamo da un'estrazione cattolica e c'è una parabola che ci viene raccontata in chiesa, che è quella dei talenti, dove il padrone destina delle monete e premia i più virtuosi. Quindi il progetto nasce anche da quello, quindi abbiamo iniziato a tornare indietro un po' nella storia per comprendere qual era il valore vero e proprio del denaro o della moneta. Cioè, quando nasce la moneta, nasce per dare, cioè diventare un'unità di scambio per i beni e i servizi. Oggi purtroppo le monete correnti non hanno più questa funzione, ma sono diventate tutte monete speculative. Quindi l'idea nasce anche per dare un'unità, far tornare indietro il sistema ad un'unità di misura. Quindi è come io misuro il grano con il chilogrammo, noi misuriamo i beni e i servizi con una moneta. Tutto quanto vale un talento? Il talento vale un euro, un talento un euro, quindi tecnicamente ha lo stesso valore. La differenza qual è? Che tecnicamente quando spendo euro ricevo talenti, quando spendo talenti ricevo euro. Quindi più spendo, più sono incentivato a spendere, a differenza di quello che invece è il sistema attuale economico. Che vuol dire spendere talenti e ricevere euro? Tecnicamente ogni volta che io spendo talenti, quindi do la possibilità al negoziante di incassare queste monete, il negoziante ci ritorna un piccolo cashback, quindi in euro. Viceversa, quando invece incassa gli euro, il negoziante ci ritorna un piccolo cashback in talenti. Spieghiamo che cos'è questo cashback. Il cashback è un ritorno in denaro. Tecnicamente noi... un guadagno. Esatto, quindi ecco perché diventa virtuoso il sistema, perché il sistema nasce per aumentare il potere di acquisto delle famiglie. Cioè, il principio di base è questo: portare più economia alle unità locali. Quindi il nostro compito si basa anche su questo. Quindi, quant'è questo guadagno? Il guadagno mediamente va dal 10 al 20%. Sarebbe lo sconto? Tecnicamente sì. Quindi ricevo questo sconto che posso andare a rispendere presso le attività commerciali. Ecco, quindi di fatto c'è uno acquistando con i talenti, sì, si avrà per tutto l'anno, e non ovviamente nel momento dei saldi, lì è naturale che, esatto, ci siano, si avrà per tutto l'anno una percentuale di sconto, che è il guadagno, è il valore aggiunto che noi ci portiamo a casa. Perfetto, perfetto. Una cosa molto importante, questa moneta non viene erogata dal sistema, ma tecnicamente c'è un algoritmo, poi vi spiegherò che cosa sono gli algoritmi, sono dei codici, cioè sono dei programmi che permettono al sistema di fare delle funzioni. Tecnicamente cosa succede? Il sistema eroga moneta in base a delle azioni che la famiglia fa nel sistema, quindi più la famiglia utilizza il nostro sistema e più viene premiata. Quindi se oggi una famiglia con uno stipendio medio di 1000 euro, sappiamo bene che non ce la fa ad arrivare a fine mese. Si parla tanto di reddito di cittadinanza, si parla tanto oggi di tutte queste funzioni, noi l'abbiamo già sviluppato, quindi permettiamo alle famiglie di avere un extra reddito dal 20 anche all'80% di quello che sono la spesa corrente durante l'arco del mese, e questo è già tangibile. Come già si fa con uno stipendio di 1000 euro al mese ad aumentare la capacità di spesa? E perché noi cosa abbiamo fatto? La genialità dove sta? Abbiamo unito nel sistema tre unità economiche. La prima è il talento, quindi che è una moneta complementare che equivale a un buono sconto circolare, che vuol dire che è una moneta, si dice nel gergo tecnico, complementare, non sostituisce l'euro, ma può essere spesa solo in percentuale. Quindi tecnicamente io so che ogni volta che dovrò andare a spendere in un negozio potrò spenderne solo una parte, l'altra parte la devo spendere in euro, quindi avrò sempre due unità di spesa. La seconda moneta invece è un'unità che aiuta le aziende a fare cambio merci, il tradizionale baratto che si utilizzava nel Medioevo. Lì l'euro non compare. Non esiste, perché il baratto non è più nemmeno che una camera di compensazione. Che vuol dire? E quello avviene fra le partite IVA. Due aziende, esatto, due aziende si mettono d'accordo e tecnicamente creano questa unità di conto all'interno del sistema, e lì giustamente cosa succede? Talento better. Talento barter. Cosa succede? Almeno per entrare un po' nelle dinamiche, per far comprendere un po' anche alle aziende. L'unità di conto, cioè facciamo un esempio, io oggi ho delle mele e tu hai le pere. Giustamente non è detto che a te ti servano sempre le mele. Quindi io se io dico mi dai un chilo di mele e tu vuoi un chilo di pere, va bene per un certo periodo, ma poi se io ne ho tante di mele e tu ne hai tante di pere, non accetti più lo scambio. Quindi andava creato un sistema che a me mi servono le pere, io a te ti do sul tuo portafoglio un credito che puoi andare a spendere in altre attività commerciali. Quindi tecnicamente si chiama camera di compensazione. Quindi questo è prettamente per le aziende che in questo momento hanno difficoltà a reperire liquidità. Quindi permette alle aziende, che a chi serve il computer, a chi serve le mail, a chi serve le sedie, di mettersi insieme e scambiare la merce.
Però mancava il quid che facesse la differenza, e la terza unità monetaria è la criptomoneta. Se ne sta parlando tanto dal 2009 con l'avvento del Bitcoin, che è una criptomoneta, che significa che tecnicamente c'è un sistema criptografico che ti permette di codificare questa transazione. Quindi io ho il mio conto, tu hai il tuo, il sistema mette insieme un algoritmo e crea una chiave che solo tu puoi aprire. Voi pensate al sistema bancario: oggi io mando i soldi con la carta di debito, dall'altro lato c'è una banca che fa l'intermediazione. Qui non esiste più l'intermediazione. Cioè è diretto. Io quando uso un aggeggio del genere per fare un pagamento, i soldi sono già sul conto del negoziante. Lo faccio sulla persona che riceve già i soldi. Non transa attraverso la banca. Non c'è nessuna. Quindi qua la banca non c'è di mezzo. Non c'è nessuna intermediazione. Nessuno. No. E non c'è nessun costo. Quindi neanche voi. Esatto. Neanche la digitalità. Esatto, la genialità. C'è solo un software. C'è solo un algoritmo che è già stato testato da 10 anni, dove 15 milioni di persone già fanno transazioni. La genialità che mette insieme questo progetto è che noi sull'unità di conto, quindi io quando apro questo conto non accetto solo il Talento Coin, che è la nostra moneta, ma accetto anche Bitcoin, Ethereum, tutte le più grandi criptomonete al mondo che già funzionano. Quindi anche qui? Sì. Quindi domani mattina il negozio che accetta il nostro servizio può incassare Bitcoin, Ethereum, tutte quelle che sono le criptomonete più conosciute. Quindi fra le criptomonete c'è un interscambio? Esatto, al 100%. In più, il Talento Coin noi come azienda lo convertiamo in euro. Quindi che succede? Il negoziante, se non è interessato alle criptomonete, noi cosa facciamo? In real time gli trasformiamo queste criptomonete nella valuta che lui vuole. È geniale. È un sistema, lei dice, geniale, sicuramente innovativo. Abbiamo preso quello che il meglio del sistema bancario offre, perché la moneta complementare è un sistema che funziona dal 1938. Vi faccio un esempio. Quanti di noi, faccio una domanda a lei, cosa pensa della Svizzera a livello economico? Beh, io potrei dire che è un paradiso fiscale. Perfetto. Lo era forse. Sa che dal 1938 esiste una moneta complementare che viene utilizzata da più di 80.000 aziende? Dal 1938? No. Quindi ecco cosa manca. Manca l'informazione. Noi, il nostro compito, prima di dare un sistema economico, cerchiamo di dare l'informazione. Cioè, a noi interessa far prendere coscienza alle persone di quello che sta succedendo. Ecco, lei è della Basilicata. Quindi una regione molto vicina alla Calabria, meridionale, ci consideriamo, diciamo, un po' tutti nello stesso sistema. Quanto è difficile convincere, non tanto i commercianti, che probabilmente hanno una mente un po' più aperta, essendo in un settore, no, di investimento e attività, ma la gente comune ad investire? E poi qual è l'investimento per chi acquista la moneta? Ecco, a cosa va incontro? Perché qualcuno dice: ma chissà quanto soldi devo spendere, che cosa devo fare? Spieghiamolo. Allora, perfetto, per utilizzare questo sistema è totalmente gratuito. Quindi io ricevo una card, a differenza di quello che succede col sistema tradizionale. Quindi se oggi utilizzo una carta di debito, vado in banca, a parte tutta la documentazione fiscale legale per emettere questa carta, quindi ci vorranno probabilmente 1 ora e mezza, perché chi sta all'ufficio lì dovrà compilare tutta la documentazione e mi dovrà far firmare un malloppino di carte. La nostra invece è una semplice carta con una moneta che rappresenta il nostro talento, un QR code che ti identifica ed è gratuita. Quindi il consumatore entra in modo gratuito, non ha nessun tipo di costo. Praticamente è come se aprisse un conto virtuale. Esatto, il negoziante è uguale. Senza costi. Come fa a riempirlo questo conto? Versa l'euro? No, non deve versare nessun euro, spende euro nel sistema e gli vengono accreditati i talenti. Dove li trova? Nei negozi convenzionati. Faccio un esempio, io mi prendo quella carta, esco. Allora, intanto ci sono già dei crediti, c'ha già 20 euro da poter spendere presso le attività. Quindi è un omaggio quello. Quindi, ma perché dobbiamo, quando torniamo sul mercato, abbiamo tanto scetticismo. Quindi io mi prendo quella carta gratuita e ho pure 20 euro. Esatto. Poi vado da un amico, per esempio, da Antonio Coniglio, che è un negozio di abbigliamento. Esatto, Antonio Coniglio qui nella zona è già, ma ce ne sono tanti altri, quindi abbiamo già un circuito. Come si chiama il negozio? Il capolinea, che è conosciuto. Abbiamo, che ne so, un albergo, un D&B.
facciamo il ristoro di viandante. Perfetto. Quindi io stasera io sono arrivato qui, per notto qui, arrivato dal ristoro di viandante e pago con questa carta, già li accetta. Quindi tecnicamente io non è che cosa abbiamo fatto, abbiamo sostituito alcune abitudini. Allora, lei paga perché lì c'è un conto, ma se lei parte con le 20 euro come fa a caricare gli va presso le attività commerciali aderenti al nostro sistema e può ricaricare la carta. Quindi dà 50 euro e prende 50 lenti. No, in questo caso riceve il 50% in coin, che sono spendibili al 100%, e il 50% in moneta complementare. Quindi li aumentiamo di circa il 30% il potere d'acquisto. Vuol dire che lei, versando 50 euro, ne può spendere 80. Quindi se io verso 50 euro, per capire meglio, sì, su quella carta con le 20 euro cosa mi ritroverò? 20 euro più il 50% in talenti, quindi 35 euro in talento coin, sì, e 35 euro in talento cash. Sempre in quella carta esco, sì, i talenti sempre, cash, sì, esatto. Quindi qua sopra io mi ritrovo questa unità di conto che quando incontrano l'app del negoziante. Ma il cliente tipo si chiederà: e che faccio con queste due monete diverse? Come faccio per esempio ad andare a comprarmi un vestito che costa 100 talenti? Beh, il sistema che identifica in automatico le monete che ci sono sul portafoglio, quindi è il sistema che la una vale l'altra, quindi. Esatto, quindi io quando andrò dal signor Coniglio, quindi al capolinea, ci sarà il prezzo, quindi sul POS, che mi dirà che in quel negozio io posso spendere il 50% in moneta complementare, quindi vuol dire che l'altro 50% lo posso pagare o in criptomoneta, quindi Bitcoin, Ethereum o la nostra criptomoneta, oppure posso pagarlo in euro. Quindi io tecnicamente comunque ho sempre soldi da poter spendere. Se io ho sia talento coin che il talento, il sistema cosa fa? Identifica queste monete e me le scala. Li unisce, diciamo. Esatto. E fa il totale. E il negoziante ha incassato una parte in talenti e una parte in talento coin. Quindi il sistema è veramente alla portata di tutti. Quindi anche chi non è tecnologicamente evoluto, il sistema ha tutto quello che serve, rilascia ricevuta, e quindi il cliente sa realmente quante monete gli sono rimaste, quante ne ha spese, se deve ricaricare, se non deve ricaricare, quindi ha tutta una serie di cose interessanti. Scompare la tracciabilità qua? No, come no, anzi il sistema è tracciabile al 100% perché il sistema ti dà una ricevuta. Quindi noi, vi ripeto, il nostro sistema segue pari pari quello che dice la legge, quindi noi non vogliamo immettere nel mercato un sistema che poi crei confusione, noi vogliamo creare un sistema che aumenti il potere d'acquisto alle famiglie. Le do un altro feedback. Noi siamo abituati a, noi aziende siamo abituati a fare pubblicità, corretto? Sì, vabbè. Quindi oggi i sistemi. Abbiamo tanti inserzionisti. Perfetto. Noi. Quindi tecnicamente noi adesso andiamo nel discorso pubblicità. Io le dico: ma sarebbe più interessante per un negoziante fare una comunicazione diretta al proprio consumatore e la pubblicità invece di pagarla a tanti sistemi che non funzionano, vedi Google, vedi Facebook? Perché poi c'è il feedback, non è verso il negoziante. Cioè la radio funziona perché? O la televisione funziona perché? Perché arrivano sul cittadino a livello locale. Certo. Quindi incentivano il consumo locale. Non è la rete globale, ma è il territorio. Esatto, quindi io vado a sparare realmente su chi miro, cliente, sul target che mi interessa. Esatto. E noi invece cosa abbiamo fatto? Chi vuole la moneta talento si affida a noi, guardando le vetrine dei negozi sotto casa e guardando gli spot pubblicitari riceve monete da andare a spendere presso le attività commerciali. Ah, quindi abbinata alla pubblicità. Esatto, quindi il negoziante investe direttamente sul suo target di riferimento e sul suo cliente che poi deve ritornare, perché oggi una delle problematiche più grosse che affronta il negoziante è proprio la mancanza di comunicazione o strumenti di comunicazione. Io vi ripeto, quello che il media, solo pochi se lo possono permettere, adesso tu fai questo mestiere, però io credo che realmente tanti negozietti, io parlo del piccolo e medio imprenditore, non ha la capacità di poter investire non tanto sempre, certo, in comunicazione e marketing, no, specialmente i tempi che corrono, certo, quindi o pensa a fare la sua attività e a mettere merce o se no è già morto. Certo. Quindi cosa abbiamo fatto? Tramite un sistema tecnologico il negoziante ha già caricato nel suo gestionale i prodottini. Basta che lui con un clic schiaccia un bottone e questi prodotti vengono sparati sul circuito di tutte queste carte distribuite sul territorio e vengono raggiunti dal prodotto che lui sta distribuendo. Facciamo un esempio: se io oggi ho un negozio di abbigliamento come il signor Coniglio e ha, diciamo, dei nuovi arrivi, come fa a comunicare con i suoi clienti, a meno che non abbia già un gestionale e tutto il resto, oppure a intercettare nuovi clienti che cercano quel prodotto? Quindi o deve investire in Google e Facebook e quindi farsi il segno della croce per vedere se Google e Facebook gli offrono un target per quel prodotto, oppure deve investire in pubblicità cartellonistica e cartaceo, per esempio. Già quello, come fa il negoziante a capire il ritorno del ROI sulla pubblicità? Cioè realmente, se io investo 10.000 euro in un cartellone 6x3,
come faccio a sapere se quel cartellone mi ha restituito realmente l'investimento? Non ho possibilità. Non c'è misura. Qui invece in tempo reale io ho fatto una campagna, ho sparato sui miei clienti e sui clienti del circuito e nel frattempo ho anche nome, cognome, cellulare e mail per continuare a fare delle offerte. Quindi ha avuto anche la banca dati, può vedere se il prodotto ha raggiunto un feedback positivo, perché noi gli creiamo anche degli strumenti di guardi la pubblicità, se gli piace il prodotto lo può già acquistare. Quindi pagine landing page, pagine funnel, tutto quello che oggi offre la tecnologia. Chiaro, chiarissimo. Cioè, diciamo che abbiamo messo insieme tutto quello che è la spendibilità, la gestione e la comunicazione. Ogni azienda a questo punto è obbligata a possedere uno strumento di questo tipo? No, l'azienda può, anche se non ha necessità di avere un POS, può utilizzare i PC, quindi sì, che è già in casa, oppure un semplice smartphone, non uno smartphone di grande carattere, ma anche uno smartphone da 50 euro. Quindi domani su Google Play mi pare si scarica l'applicativo. Google Play e Apple Store, quindi siamo già su tutto quello che è un po' il mercato del, diciamo, c'è un'app che legge il codice, totalmente gratuita, esatto, totalmente gratuita, la scarica ed è operativo nel nostro circuito, deve solo decidere qual è l'accettazione della moneta che vuole o quali monete vuole accettare. E questo vale anche per l'utente che vuole spendere? Al 100%. Quindi invece della card andare con l'applicazione? Può andare, in questo caso le faccio vedere come funziona un po' l'app. Sì. Questa, non so se si vede, molto semplice. Un'altra cosa geniale che abbiamo realizzato, e questa è una delle caratteristiche del nostro sistema, che è un sistema molto aperto. Vi spiego meglio. Se oggi un supermercato ha già le carte sue, le può integrare nel nostro sistema. Può fare in modo che i clienti che hanno già una carta fidelizzante, può fare in modo di essere identificati. In questo caso si apre un pulsantino. Qui io vedo tutte le attività commerciali dove io sto raggiungendo dei premi. Quindi anche se sono 10 attività diverse, non ho più bisogno di portare 10 card fidelizzate. Memorizza la card. Fa tutto qua dentro. Il codice barra della card. Fa tutto qua dentro e quindi mi identifica nel sistema e mi porta a casa il premio o quello che il negoziante sta mettendo a disposizione. Permette al negoziante di abilitare un altro servizio che è la gift card. Sono tutti servizi che possono permettere solo le grandi aziende. Oggi invece il macellaio di turno può utilizzare il nostro sistema e mettere la sua gift card, oppure il bar che di solito è abituato a fare quelle card che si chiamano punch card, dove 10 bollini ti do il secondo caffè in omaggio, può utilizzare il nostro sistema e incassare prima i soldi e poi il cliente piano piano se li va a spendere nel negozio avendo un premio, che ne so, del 2, 3, 10%, 20%. È un ottimo applicativo, credo, che vada. Diventa molto interessante per l'attività commerciale, a prescindere dalla moneta, perché il negoziante, una delle caratteristiche più interessanti del sistema è che è molto flessibile e permette all'attività commerciale di poter scegliere il nostro servizio oppure voler utilizzare solo il sistema di fidelizzazione o la gift card o la possibilità di poter mettere in vendita i suoi prodotti e servizi su un e-commerce con già 200.000 utenti e avere una vetrina dove già funziona PayPal, già funzionano le spedizioni, quindi gli diamo anche tutta una serie di servizi che lui non è capace di poter portare a termine, a meno che non si rechi da un webmaster o da una software house che gli faccia gestionare sito, ma sappiamo quali sono i costi. Quindi oggi mediamente un software di gestione, un sito internet, una app gli costerebbe mediamente sui 3.000 euro. Non glielo stiamo offrendo sul piatto d'argento, ma perché il nostro interesse qual è? È arrivare ad aumentare il potere d'acquisto e quindi imporre un sistema economico che funzioni. Questo è il nostro obiettivo. Senta, da dove parte il talento? Allora, il talento, diciamo che io sono di Picerno, quindi parto dalla Basilicata, però noi la nostra prima presentazione abbiamo fatto tutto l'opposto di quello che fanno le grandi aziende. Noi siamo una piccola realtà. Abbiamo tutte le caratteristiche però per diventare una grande realtà e siamo partiti dalla Sicilia, quindi ci siamo preso questo impegno partendo da Catania. Abbiamo fatto il nostro primo evento a Romano Palace il 4 di novembre, quindi c'erano presenti circa 60 commercialisti, quindi tra commercialisti e imprenditori di Catania. Da lì siamo partiti e oggi quindi in 9 mesi contiamo più di 600 attività, abbiamo inserito all'interno del nostro... giovanissimi, 9 mesi abbiamo già realizzato tutta una serie di funzionalità, abbiamo tutto quello che è più di 40.000 articoli già pubblicati sul nostro marketplace, abbiamo tutti i servizi che altri già utilizziamo, quindi abbiamo ricariche telefoniche, bollettini postali, c'è il nostro consumatore sulla nostra app. Le faccio un esempio pratico, così almeno cerchiamo di arrivare al consumatore. Di solito tutti noi abbiamo un telefono, facciamo una ricarica telefonica, TIM, Wind, Vodafone,
ci hanno mai pagato per fare una ricarica telefonica? Cioè, ogni volta che noi facciamo una ricarica, qualcuno ci ha mai restituito? Già spendiamo un euro, si spende qualcosa. Esatto, quindi se invece ci fosse, qualora ci fosse, non so se c'è, un sistema che ci restituisce dal, mediamente dal 10 al 30%, sarebbe interessante? Beh, immagino di sì. Se io oggi vado a comprare un voucher su Amazon, che uno dei, penso che oggi è conosciuto un po' da tutti, e il sistema ci restituisce dal 10 al 20% di quello che spendiamo su Amazon, sarebbe interessante? Beh, penso di sì. Perfetto, questo è già realtà, è nel nostro sistema. Quindi già è possibile ottenere... Sì. In questo caso sul POS c'è una funzione per il negoziante, in questo caso se incassa 30 coin può monetizzare in euro come? Vendendo i servizi agli utenti, quindi può ricaricare i cellulari, può ricaricare i conti gioco, può ricaricare le varie gift card, prodotti Microsoft, Skype, Mediaset, quindi tecnicamente il sistema è già pronto per permettere al piccolo negoziante di fare quello che fa Sisal, Lottomatica e tutte le grandi distribuzioni. Quindi è già operativo. Un sistema che parte dal basso in tutti i sensi. Esatto, parte per dare vantaggio al consumatore, parte da piccolo consumatore, parte da piccole realtà per allora, poi. Le do questo parametro. TDE ha un principio. Il sistema parte dal consumatore, poi ci sono le aziende, poi ci sono i nostri consulenti e poi c'è TDE. Quindi non parte da TDE. Abbiamo messo al centro del nostro sistema le famiglie, anche perché io sono un padre di famiglia e mi auspico che i miei figli trovino, cioè io devo lasciare ai miei figli un mondo migliore, non un mondo peggiore. Cioè sono arrivato qua, ho trovato delle cose, le devo migliorare, non peggiorare. E questo è il nostro, uno dei quindi nostri obiettivi. Dice con questo tipo di moneta, diciamo così, alternativa, noi saremo in grado. Innanzitutto, beh, abbiamo visto, spendiamo ibrido, nel senso è riusciamo a spendere con un valore aggiunto. Esatto. E poi se abbiamo un'azienda ci guadagniamo che di fatto possiamo barattare tramite il sistema, esatto, con le aziende senza andare a chiedere niente a nessuno, ma è quasi automatico, diciamo. Perfetto, sì, sì. Quindi non c'è la proposta, io non devo andare a proporre a qualcuno qualcosa, no, ma di fatto in automatico vado, spendo, devo solo utilizzare il sistema. Ecco, utilizzo il sistema, anzi saranno gli altri affiliati a cercarmi. Quello anche il bello, vero? Sì, perché selezioni un ristorante, lei ha detto io ho selezionato un bed and breakfast, immagino che lei si sia fatto, lasciamo stare che è il titolare, ma abbia visto una tabella dove dice vediamo chi sono gli affiliati. Esatto, tra gli affiliati, la localizzazione mi fa vedere quelli più vicini a me, quindi io in tempo reale so se devo prendere il caffè e ho due bar, so se uno accetta la moneta e l'altro no. Io le faccio questo esempio che è molto interessante, nella città di, partendo dalla Basilicata, che certo, diciamo che è casa mia, io però abito a Sala Consilina da 13 anni, ho sposato una sala, abbiamo già creato un circuito che si chiama Io Centro a Sala Consilina, dove cerchiamo di valorizzare il centro storico, perché uno delle problematiche dei paesi è quello che il centro storico sta morendo, cioè c'è una decentralizzazione verso le periferie e quindi si sta perdendo di vista quello che era l'importanza dei paesi, quindi la passeggiata la domenica, tutto quello che era un po' il vivere cittadino. Noi cosa abbiamo iniziato a fare? Abbiamo iniziato a dire ok, chi usa la moneta non paga il parcheggio, chi usa la moneta ha questa spendibilità, cioè, quindi si sono iniziati a creare dei meccanismi molto molto interessanti. Solo negli ultimi mesi hanno ricevuto più di 30-40 acquisti da internet senza far nessuna azione. Cioè, quindi vuol dire che piano piano stiamo incentivando questo discorso. Però vorrei tornare un po' a Potenza, perché diciamo che la cosa più interessante è successa lì. Noi abbiamo iniziato questo circuito 9 mesi fa, però avevamo già delle persone che erano capaci di dei consulenti che già facevano fidelizzazione e gestivano un po' il software. Abbiamo iniziato a dare delle regole al sistema e sono entrati la benzina, quindi il bar, l'edicola, chi vende sigarette, quindi tutta una serie di attività che comunque servono alla cittadinanza. Voi pensate a questo, io vado a far benzina, faccio 100 euro di carburante, il sistema mi restituisce il 20%, quindi io ho fatto benzina, mi restituisce 20 euro in talenti, quindi già questo è geniale. È un guadagno. Poi vado al bar, devo prendere il cappuccino e la brioche, posso pagare il 50% in moneta complementare, il cappuccino e la brioche non mi costano più 2 euro, ma mi costeranno 1 euro in moneta complementare, 1 euro in euro. Quindi tecnicamente io ho risparmiato 1 euro sul carburante. Cioè facendo le stesse azioni che ho sempre fatto, quindi non ho cambiato le abitudini, ma continuando a fare le stesse cose che ho sempre fatto, poi vado a mangiare. Paradossalmente più si spende più si guadagna. Perfetto, e ha centrato il bersaglio. Quindi è un sistema virtuoso che emette una moneta circolare e una volta che la moneta è emessa rimane sul territorio. La cosa più interessante e più importante è proprio questa, perché quando il sistema inizia a digerire la moneta non c'è più bisogno di TDE.
cioè non c'è più bisogno di noi come azienda, perché la moneta è stata immessa sul mercato e inizia a scambiarsi tra i negozianti e i cittadini. Quindi un sistema virtuoso che consente a tutti di entrare in circolo e di guadagnare, di fatto. Esatto, di aumentare l'utilizzo dei beni e dei servizi, quindi a parte il guadagno, perché cioè il guadagno diciamo che è una conseguenza di un buon utilizzo, però io credo che la cosa importante è che abbiamo visto anche su Potenza che il cittadino ha iniziato a spendere qualcosina in più e a comprare più prodotti con gli stessi soldi di prima. Chiaro. Quindi se io prima con 1000 euro non arrivo a fine mese, oggi con 1000 euro ho il potere d'acquisto di 1300-1400 euro. Volevo chiedere una cosa, è possibile per esempio, come avviene per i conti correnti, monitorare da chiunque con una password quanto ci abbiamo sul conto? Funziona, il software viene gestito alla stessa stregua della banca, quindi abbiamo dare e avere, a chi abbiamo mandato i soldi, quindi ha tutto quello che serve per poter essere gestito, con dei wallet, quindi il wallet tra virgolette è il nostro portafoglio, dove ci dice che posso inviare i soldi in tempo reale, posso ricevere i soldi in tempo reale. Se non sbaglio ho recuperato il vostro sito internet, si chiama Talento Digital Economy. Esatto, sì. Perfetto, quindi la regia poi se vuole può anche mandarlo. Lì ci sono tutte le spiegazioni delle monete. C'è anche professionisti, non parliamo. Ecco, guardiamo qua, qui c'è la sì, presentazione. Qua c'è tutta la spiegazione della moneta, come funziona, cioè diciamo che ha tutta una serie di. In questo caso possiamo vedere le caratteristiche del consumer, basta scaricarsi un'app, quindi se andate sul tastino consumer in alto, esatto, lì c'è la spiegazione di come ottenere l'app, che è totalmente gratuita, ci spiega velocemente come funziona, i requisiti, il negoziante in questo caso, se vedete, ha delle funzioni molto semplici, quindi viene visto subito il negoziante più vicino a me, vedo subito i prodotti più vicini a me, perché se a me mi serve un cellulare oggi, devo sapere dove andarlo a prendere. Se ho bisogno di un jeans Levi's, il sistema mi deve dire chi è il negoziante più vicino a me che me lo può vendere. Cioè, diciamo che noi abbiamo anche un'altra peculiarità, è quella di, siccome l'essere umano non compra per bisogno, compra per emozione, quindi dobbiamo fare in modo che l'utente che sta cercando qualcosa debba... Ecco, questa opzione paga, per esempio, sì. Qua, è possibile utilizzarla? Sì, certo, io in questo caso seleziono il negoziante, in tempo reale schiaccio il bottone e ho già pagato, quindi più semplice di così si muore. Quindi io vado stasera dal signor Coniglio... Mi scelgo un vestito e lo pago. Schiaccio un bottone, metto l'importo e ho pagato. Mi arriva la ricevuta sulla mia applicativo, al negoziante è arrivato un BIN, un suonellino che gli avvisa che ha incassato e può consegnare la merce. Quindi un'altra cosa interessante del sistema è che io posso comprare online e ritirare offline. Quindi questo che significa? Che noi vogliamo incentivare molto il tessuto sociale, perché vogliamo permettere all'utente di non avere più costi di gestione, costi di spedizione. Vi ripeto, non vogliamo sostituirci all'e-commerce di Amazon, ma il nostro compito è quello di incentivare il tessuto sociale e permettere alla piccola e media impresa di avere sempre più potere d'acquisto, sia per lei per andare a spendere nel circuito, sia per il consumatore per andare a spendere presso l'azienda. Questo è il nostro sistema. Ecco, vediamo ancora una spolverata sul vostro sito che... Sì, poi ci sono tutta una serie di servizi che offriamo, quindi... Ricarica telefonica, pagamento c'è di tutti e di più, cioè, quindi possiamo... anche la corrente elettrica. Sì, possiamo... sì, abbiamo fatto un'altra cosa interessante, abbiamo fatto, cioè questa, diciamo che poi la genialità... Ma la corrente anche all'Enel? Sì, sì, in questo caso però noi cosa facciamo? Vi diciamo, se è disposto a cambiare gestore, quindi non utilizzare Enel, ma utilizzare un nostro player, restituiamo al consumatore 5 euro in Talento Coin tutti i mesi, in più il 10%, dal 10 al 20% in moneta complementare da spendere nel circuito. Incredibile. Quindi se oggi pensiamo a quello che è successo, se c'è la convenienza. No, prima di tutto noi abbiamo valutato dei player che ci danno prezzo molto molto utile per il negoziante, ma io se penso a quello che è successo oggi, io leggevo oggi che uno spot molto molto interessante. Ci lamentiamo del 0,2% del costo della busta al supermercato e non ci lamentiamo che oggi l'energia è aumentata del 5%. L'energia e il gas hanno subito un aumento del 5%, quindi siamo pecore dove ci sono grandi aumenti e poi ci lamentiamo che il supermercato ci fa pagare 2 centesimi la busta. Perdonatemi, quindi noi dobbiamo iniziare a prendere coscienza, dobbiamo iniziare a comprendere realmente dove sta l'economia e far ritornare l'economia a chi produce e a chi distribuisce un prodotto o un servizio. Poi dice ricarica delle criptomonete, questo abbiamo sì, visto. In questo caso abbiamo la possibilità di poter gestire tutta una serie di servizi. Quindi... Ecco, una domanda, qui dice attiva conto basic o business, cioè è possibile avere anche per esempio un fido? Esatto, quindi tecnicamente noi abbiamo anche un altro, ci sono vari sistemi e vari prodotti, l'azienda che ha bisogno, che non ha liquidità in questo momento e ha bisogno di avere un affidamento, noi ci occupiamo di gestire l'affidamento e l'affidamento glielo diamo e ce lo restituisce vendendo la merce.
Quindi sempre l'affidamento in criptomoneta o in talenti? In questo caso, in base alla valutazione dell'azienda, in base alle caratteristiche dell'azienda, noi diamo, possiamo scegliere varie strade. Quindi non, però alla fine, vi ripeto, il nostro compito. In questo caso l'intermediario serve. Esatto, però noi non abbiamo, non siamo un sistema bancario con tutte le menate autorizzative della banca. Noi scegliamo intanto le aziende con dei principi, prodotto di qualità e capacità di magazzino. Intanto se già un vostro cliente conoscete già. Esatto, abbiamo già uno storico, abbiamo già tutta una cosa, quindi possiamo facilmente riconoscergli quello che serve, perché poi noi come ci ripaghiamo? Mandandogli i clienti con il nostro sistema di pagamento, ci tratteniamo una parte di quello che gli abbiamo dato sugli acquisti futuri. È bellissimo, di fatto mettete mani sulla moneta e vi... No, vi recuperate i crediti, certo, senza che il cliente abbia l'incubo di dover pagare rate. Esatto, situazioni così. Siamo, vi ripeto, la nostra piattaforma è molto molto ampia e aperta. È anche elastica, immagino. Esatto, quindi permettiamo a prodotti e servizi di qualsiasi natura che possono essere interessanti per il consumatore di poter entrare nella nostra piattaforma e diventare poi nostri partner, perché se poi vedete sul sito abbiamo in basso dovrebbe esserci una serie di partnership. Qui è l'app che si vede proprio bene. Esatto, qui bene o male si vede tutto quello che sono. E questa vale per tutti, vero? All'interno troviamo tutto quello che serve. Per l'utente finale, per il commerciante. Il negoziante, la funzione non cambia. Se scende giù alla fine del sistema, trova quelli che sono i nostri partner, quindi dovrebbero esserci alla fine tutta una serie di partner che lavorano con noi. E abbiamo finito. Non mi ricordo dove l'abbiamo... Mi può andare sul business, sulla parte invece del prodotto per aziende. Quindi qua c'è un po' la spiegazione per le aziende. Diventa parte. No, esatto, se scende giù, no, voglio vedere se... No, vada su imprese per cortesia. I nostri partner sono diversi, noi abbiamo adesso un sito che offre più di 20 marche di caffè, abbiamo siti che offrono parafarmacia, quindi abbiamo un sito, cioè praticamente noi cosa possiamo comprare oggi sulla piattaforma? Dall'elettronica alla parafarmacia, a tutto quello che è il mondo del star bene, quindi integratori, tutto quello che è un po' sostituito il pasto, quindi stiamo cercando anche di creare dei meccanismi che poi inducano il cliente a star meglio, cioè noi vogliamo il bene delle famiglie, non vogliamo, il sistema economico è quello che ci interessa, però nel frattempo stiamo costruendo un sistema che aiuti anche le famiglie ad avere l'informazione, perché quello che oggi non gira. Senta, avete mai proposto alle aziende di pagare i dipendenti parte in criptomoneta? Si può già fare, la legge ce lo permette, tecnicamente ogni azienda può pagare i suoi dipendenti con il 25% dello stipendio in moneta complementare, quindi può addirittura l'azienda può anticipare al dipendente anche più mensilità, se il dipendente, che ne so, deve fare operazioni del dentista o qualsiasi altra operazione, può chiedere un anticipo di questa parte in moneta complementare e utilizzarlo nel circuito. Ecco, io ho visto molti dei vostri affiliati, qualcuno l'ho conosciuto oggi, molto interessati a diffondere. Ecco, che interesse c'è? Perché qua sembra una catena di Sant'Antonio, diciamola in maniera banale, però per far capire, ecco, uno si domanda e dice: ma come mai hanno... Mi invita a nozze. Ma io le domande le faccio perché sono domande che escono spontanee e che rispondono poi alle esigenze di chi ci sta seguendo da casa. Abbiamo la Calabria sull'85 che ci segue. Perfetto. Spieghiamo perché. Noi abbiamo detto che siamo un sistema socio-economico, quindi offriamo anche un'opportunità di lavoro, perché noi abbiamo bisogno anche poi dei consulenti che aiutino le famiglie a individuare quali sono i prodotti e i servizi che gli servono e aiutare le aziende a poi a comunicare a questi utenti che hanno bisogno di prodotti e servizi. Quindi c'è un operatore che deve diventare il broker tra azienda e consumatore e quindi diventiamo i loro intermediari, e per questo su ogni transazione il nostro broker riceve una commissione, quindi su ogni ricarico, su ogni transazione che avviene poi nel sistema, il sistema premia chi realmente ha aiutato questo tipo di... Quindi ogni nuovo affiliato, business, ogni nuovo cliente, se viene trascinato tra virgolette da uno che è già affiliato... No, trascinato non direi che è la parola corretta. No, convinto. Dice, no, nemmeno convinto. Perché tanto oggi sia l'utente che il negoziante devono scaricare un applicativo in modo gratuito e utilizzarlo, quindi tecnicamente devono solo, cioè il consulente aiuta e traghetta sia il consumatore che l'azienda a comprendere il nostro sistema e come funziona il nostro sistema. Cioè io, se penso oggi al macellaio che è impegnato a tritare la carne e poi con le mani sporche dovrebbe comunicare su internet i suoi prodotti per vendere di più, farebbe fatica. Se invece c'è questo consulente che una volta a settimana va nell'attività, gli crea la vetrina, gli mette a posto il prodotto e con una piccola quota di 50 euro ha questi servizi e vende di più, perché non dovrebbe farlo? Certo, chiaro. Come ho fatto io con Abitare e Costruire. Ecco, quindi si può coinvolgere un'azienda. Una cosa le volevo chiedere,
di fatto non serve a nessun tipo di diciamo ricarica preventiva, perché chiunque, se io decido in questo istante di andare a acquistare con la famosa moneta, col talento, sì, io mi alzo col mio portafoglio che ho dietro, vado direttamente al negoziante che propone i talenti e pago. Esatto. E mi dà lui stesso la carta. Esatto. Quindi mi ritiro da lui la carta. Perfetto. Con diciamo una parte di moneta. Esatto. Più i 20 euro. Bravissimo. Le do un altro feedback. Di solito il sistema bancario che noi conosciamo, erogato da BCE, che è una privatizzata, quindi voi pensate noi dove siamo arrivati. Lo Stato italiano, che dovrebbe essere l'emettitore del denaro da dare al popolo per fare tutti i suoi servizi, quindi interscambio tra aziende e consumatori, con quei soldi pagare le tasse, ha deciso di non far produrre più i suoi soldi, cioè non produrre lui più i suoi soldi, ma darli ad una privatizzata, che gli chiede un interesse. Noi quando parliamo di debito pubblico dobbiamo anche comprendere che oggi il debito pubblico non è pagabile, è matematica. Quindi se BCE ha immesso 10 miliardi nel mercato italiano e ne vuole 10 miliardi e 100, noi i 100 dove li andiamo a prendere? Se la moneta immessa sul mercato è solo 10 miliardi, vuol dire che l'anno prossimo dovremmo richiedere un prestito, però non più per 10 ma per 10 miliardi e 100. L'anno successivo quel debito aumenterà e quindi si chiama sistema debito. E questo è quello che sta mangiando un pochino la nostra economia. E poi c'è un'altra cosa molto importante, sempre con il sistema che ci stanno vendendo. Facciamo un esempio pratico. Io oggi prendo una banconota di 50 euro e la do alla radio perché voglio fare la pubblicità, ok? La radio cosa fa? Prende questi 50 euro e le dà al dottor Coniglio perché vuole comprare, che ne so, degli abiti, delle divise. Il signor Coniglio verrà da me perché io offro sistemi informatici. Quando questa banconota ha fatto il giro di tre passaggi, quanto vale? È tornata sempre uguale. Esatto. Se invece utilizzo questa o Postpay, quando la vado a ricaricare, se io ci metto 100 euro, quanto pago per ricaricarla? 100 più? 1 euro, 2 euro. Quindi tecnicamente quanto ci sarà sulla carta? Ci sarà 98. Sempre qualcosa in meno. Esatto. Poi quando vengo, io adesso devo fare il pagamento a te, tu mi dici, però purtroppo io non posso accettare contanti. Il sistema che si risucchia un po' di. Vuol dire che alla centesima transazione i soldi che c'erano prima, mentre questo continua a circolare e quindi allinea e alimenta un'economia, questo sistema no, perché i soldi li toglie. BCE, quando immette i soldi nel mercato italiano, dovrebbe dare quei soldi al popolo, invece non avviene così. I soldi vengono dati a delle banche commerciali che non li utilizzano, tant'è vero che, scusatemi, oggi perché io cittadino ho un'azienda, va in banca e chiede un prestito e non glieli danno questi soldi? Il 90% delle persone non può più attingere al sistema bancario perché è scritto in CRIF, anche perché non ha pagato una bolletta. Ho fatto ritardo per un pagamento. Viene scritto in CRIF e la banca non eroga più prestiti. Quindi tecnicamente questi 10 miliardi a chi vengono dati? Li tiene la banca per fare la sua speculazione, quindi vuol dire che il sistema economico in questo momento non ha proprio un grande appeal per noi del popolo. Non c'è neanche un grande giro. No, perché giustamente una volta che tu hai tolto la ricchezza cioè alla centesima transazione sono scomparsi i soldi dal circuito, proprio a livello popolo. Quindi se non ci sono i soldi che circolano, come può circolare l'economia? Chiarissimo. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Proprio per accontentare un pochino tutti, abbiamo fatto a posto di questi un voucher che può essere dato al portatore, a posto di questa abbiamo creato una carta di debito e a posto del conto corrente bancario un wallet online, ma sempre a costo zero. Quindi tecnicamente nessuno della filiera, dei consumatori e delle aziende paga il costo dell'utilizzo. Perché? Perché è il sistema di tutti, quindi se tutti l'alimentiamo funziona, se non l'alimentiamo non funziona. A detta sua è. No, a detta mia, è matematica. No, dico per quello che io basta prendere il sistema e analizzarlo, è matematica, quindi il sistema non può fare 2 più 2 fa 5, o 2 più 2 fa 4, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Se oggi io analizzo il sistema bancario, 2 più 2 fa 10, secondo la banca e secondo lo Stato. Chiaro. Cioè non è che lo dico io, basta guardare la realtà. E dal 1970, io sono del 72, però da quello che mi ricordo, se io ritorno indietro agli anni 80, si è sempre parlato. Facciamo pagare al popolo un po' più di tasse, ripaghiamo il debito. Siamo arrivati al 2018 che la tassazione è arrivata al 70%, le tasse sono aumentate e il debito pubblico è aumentato. Quindi mi spiegate realmente noi perché stiamo pagando il 70% di tasse, dove qualora questo sistema il debito non lo paghiamo mai? Guardi, lei è molto convincente. No, devo vedere, cioè, io guardo i fatti. No, dico in maniera perfetto. Molto convincente e credo che abbia spiegato anche con molta, diciamo,
un buono schema, no? Il tutto. È ovvio che poi io, lo dico da giornalista perché l'ho intervistata, penso che la prova del 9 per i diffidenti, ce ne sono tanti, eh. Io le faccio, posso fare una sfida? Lei è abruzzese. Posso fare una sfida? Io sono di Potenza. Sono della Basilicata. Posso proporre però una sfida? Nel sud posso proporre una sfida? Sì, come no, le completo il pensiero. Okay. Nel sud a volte c'è molta diffidenza, quindi è chiaro che, voglio dire, anche un qualcosa che sembra logicamente chiara, poi voglio dire anche per un discorso così di indole, si diffida. Io credo che la differenza la faccia poi chi aderisce, perché quando c'è il vicino di casa che aderisce e l'altro vicino di casa e chi ti sta di fronte e sono tutti contenti, perché qua non è che si tratta di raccogliere i frutti dopo, qui i frutti li raccogli sul momento. Perfetto. Quindi al momento in cui raccogli i frutti sul momento, e quindi non è che dici stai facendo un investimento, non sappiamo quello che succede, lo vedi subito quello che succede. Al momento in cui si convinceranno più persone a catena, quella diffidenza iniziale sarà superata. Mi faccio la scommessa. Allora, noi intanto le do un parametro, così almeno lo prendo per buono, e poi andiamo alla scommessa, cioè andiamo alla sfida più che alla scommessa, perché la scommessa, cioè, oggi giocare sul rosso e nero a me non piace, a me piace, sono un informatico, quindi per me o è 0 o è 1. Non ci possono essere. Lei lavora molto con gli algoritmi, quindi. Esatto, quindi io so che se faccio una cosa, sviluppo qualcosa, il risultato già so qual è, quindi non mi posso aspettare. È matematica. Esatto, quindi non mi posso aspettare un risultato diverso. Però, cioè, se oggi parto da questo presupposto, le dico: se lei oggi scarica l'app, sia come azienda che come consumatore, e va già adesso in una delle attività convenzionate qua sul posto, può trovare conferma di quello che le sto dicendo. Quindi, a differenza dello scettico che dice vabbè, ci credo o non ci credo, posso, cioè io quando consiglio ai nostri consulenti e ai nostri collaboratori, che poi sono anche soci del sistema, perché a differenza di altri, quando noi abbiamo un sistema di franchising realmente ribaltato dal concetto di franchising, perché io il franchising lo immagino come Bata, che devo aprire un negozio, mettermi i costi, vendere un prodotto. Invece oggi noi facciamo aprire un franchising, gli diamo l'esclusiva di un territorio, non deve aprire un ufficio, deve solo aiutare le attività commerciali, i consumatori. La ragione è l'attività che c'ha. Esatto, ma in questo caso dividiamo gli utili con lui, quindi non ci aspettiamo che lui faccia delle cose. Nel frattempo è diventato nostro socio e quindi divide gli utili con noi, e questo è già importante. Vuol dire che responsabilizziamo il nostro franchising e noi siamo responsabili del suo futuro nel nostro sistema. Questa è la cosa molto importante. Vuol dire che siamo pronti a mettere in discussione noi per primi il nostro sistema. E il nostro sistema non è detto che abbia tutto a posto, è sempre pronto a migliorare. Tenendo conto che se oggi lei prova il sistema e mi dice: Paolo, vedi che nella nostra zona, perché poi ogni regione, ogni comune ha una storia, ha una meccanica, ha una dinamica diversa, cioè Sala Consilina non è Roccella Ionica, non è Gioiosa, cioè lì c'è un tipo di mentalità, qui ce n'è un altro, quindi noi che cosa facciamo? Con il partner, con i nostri partner, cerchiamo di trovare le strategie giuste. Non so perché, ma Sala Consilina mi ricorda sempre gli autovelox. Perché partono da lì, purtroppo. Partono da là, diciamo. Partono da là. Anche lì, e le do anche questo feed, sulla nostra piattaforma abbiamo inserito un'associazione che si chiama Associazione Veritas, che permette al cittadino di rigettare tutti i verbali al mittente. Questo è un altro plus che c'è nella nostra piattaforma. Ecco perché noi siamo attenti a quello che succede nel mercato e cerchiamo di riportarlo ai nostri... Tutte le categorie, dice lei. Esatto. Bene, io la ringrazio. La sfida la sfida la devo fare, perché adesso le do anche questo parametro. Noi a Potenza, proprio per farle comprendere qual è il potenziale, abbiamo già inserito anche Radio Potenza Centrale, dei giornali, quindi Roma, cioè abbiamo iniziato, a Radio Globo sta con noi, quindi hanno iniziato a comprendere realmente il potere di quello che è il nostro strumento. Noi facciamo anche da tramite per questi meccanismi, perché noi diciamo: il nostro cliente avrà bisogno poi della pubblicità su radio, avrà bisogno poi della pubblicità su televisione. Con il nostro sistema sarà più facile accompagnarlo ad utilizzare quei servizi, dove noi prepariamo già tutta la parte di marketing da dare già all'emittente. Quindi la sfida è questa: provi e metti in discussione il sistema e poi ci rivediamo e mi dice cosa è successo. Proveremo e cercheremo naturalmente di informare i nostri telespettatori su tutto quello che accadrà, perché il nostro lavoro è, siamo giornalisti, quindi anche questo. Diciamo che ci possiamo anche dare un impegno, ci rivediamo. Fra, ne so, inizio gennaio, inizio febbraio, così io le do tutte le novità che abbiamo portato sul mercato e quello che faremo da qui al 2019, quindi dal 2019 in poi, perché noi abbiamo già una programmazione ben precisa di quello che è il nostro progetto, perché il nostro progetto parte dal
all'Italia, ma è già, ha già tutte le carte in regola per diventare un progetto internazionale. Quindi voi permettete che un'azienda del sud Italia diventi la Silicon Valley tra virgolette dell'Europa? Cioè, noi ci siamo dati questo obiettivo e vogliamo che i nostri sia collaboratori siano fieri del nostro progetto, ma che diventino prima di tutto soci, e in più anche i consumatori saranno nostri soci, perché noi piano piano la moneta la decentralizziamo, quindi la diamo in pasto al consumatore, lui diventa proprietario della sua moneta e del suo valore. Questo è il nostro progetto. Do qua l'ultima informazione, se la regia manda in onda il mio touch, facciamo vedere, ecco, Talento Digital Economy è il sito, quindi chi vuole andare ad informarsi basta andare là, può andare anche dal cellulare, si può lasciare i suoi dati, non ci sono problemi, quindi puoi iniziare a provare il sistema e si può iscrivere provando il sistema. Anche il negoziante, quindi ecco, chi si iscrive direttamente dal sito, sì, di fatto non pregiudica nulla, ma può iniziare a spendere sempre le 20 euro sia, esatto, sia offline che online. Quindi insomma abbiamo detto tutto. Io ringrazio ancora a Paolo Magro perché insomma ci ha spiegato come funziona il talento, ci rivedremo sicuramente. Ringrazio anche voi, cari telespettatori, che avete avuto la bontà di seguirci in tutta la Calabria per capire una qualcosa in più insieme a noi, che insomma siamo inesperti, però abbiamo cercato di fare delle domande per comprendere bene come funziona il sistema e dicevo, la verità in questo tipo di operazioni credo che venga a galla subito, quindi se è un risultato bisogna attenderlo, credo che non bisogna aspettare molto. Sicuramente. Quindi possiamo provare. Io ringrazio Telemia e ringrazio anche, io credo che voi siete una delle poche emittenti anche attenta a quello che succede sul territorio, vi faccio i miei complimenti. Assolutamente sì, anche se viene da un'altra regione, ha capito qual è la nostra impostazione, specialmente sui programmi informativi. Grazie ancora cari telespettatori, appuntamento domani sera allo stesso orario con 60 News, ora naturalmente ci sarà il telegiornale e poi l'appuntamento di prima serata. Ancora buona serata a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.